Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la player review di Paolo Dybala versione TOTS. Carta Team of the Season appunto, 99 di overall per lui, il giocatore diciamo rivelazione di quest'anno, già esploso l'anno scorso ma che quest'anno si è confermato ad altissimi livelli, una squadra sicuramente di livello, ovviamente stiamo parlando della Juve, che si presenta con questa carta dopo aver ottenuto ben 3 carte in forma e una perdita a gennaio di più 3. Diciamo che dalla carta base di 78 abbiamo appunto un più 13, che non è assolutamente male. Si presenta in questa versione che devo dire è stupefacente, come ci si aspettava, e però purtroppo secondo me ha qualche minuscolo problema che ancora non lo avvicina alla perfezione, e anche perché comunque il suo prezzo di 350.000 crediti diciamo può valerle la pena, ma ci sono altre carte che magari costano un minimo in più, come ad esempio Griezmann Tots, o gli stessi Vardy Tots, Higuain Tots e tutti gli altri che stanno uscendo di alto overall, che sono un po' migliori di lui nella qualità prezzo. Innanzitutto direi che Dybala è un giocatore abbastanza completo, se non fosse per quel po' di forza fisica che gli manca, che secondo me è un po' un contro, però non lo inserirò alla fine 3 contro, perché comunque questo è ottimamente coadiuvato dal fatto che è agilissimo, ha un ottimo controllo palla, i valori sono quasi tutti sul 99, il dribbling anche altissimo e diciamo quando ha palla, aiutato anche dalle 4 stelle skill, è molto molto difficile prenderlo e certe volte fa dei cambi di passo, dei movimenti nello stretto che davvero vedi fare a pochi giocatori, e quindi diciamo da questo punto di vista è secondo me uno dei migliori. È uno dei migliori anche in velocità, in quanto il valore generale di 93 si esprime con ottimi valori di accelerazione e di velocità scatto, e in campo aperto è davvero ottimo e infermabile. E però per quanto riguarda il tiro storcerei un pochino il naso, non per qualche motivo particolare, perché comunque i valori sono buoni, il tiro generale è di 92, abbiamo un 96 di finalizzazione con un 99 di effetto, però diciamo pecca un po' sicuramente nei long shot, e secondo me, e nel fatto che purtroppo avendo 2 stelle di piede debole ha praticamente solo il piede sinistro, cosa che non avevo notato nelle sue versioni in forma precedenti. Diciamo che Dybala è un giocatore che nelle versioni 78 e 81 aveva questo problema del piede destro che non sapeva usare, sembrava fosse migliorato con il ricevimento delle sue carte IF, ma purtroppo almeno per quanto mi è sembrato in questa versione con il destro o si tira di potenza da sottoporta, che tra l'altro neanche sempre lo farà, perché anche se siate sul destro magari lui tirerà comunque col sinistro, oppure a giro sarà molto molto difficile piazzarla, ed è un peccato perché è un giocatore che ha un'abilità di movimento così alta, così grande, che è facilissimo girarsi e provare a tirare a giro, ma purtroppo se si è sul lato sinistro il tiro giù di destro andrà quasi sempre fuori, quindi diciamo che io vi consiglio di giocare un attacco a due a sinistra, a destra scusate. Per quanto riguarda invece le altre caratteristiche, per esempio del passaggio, abbiamo un 87 di valore generale, ottime punizioni, 94 il valore, ottimi anche i passaggi, lo azzarderei anche trequartista o falso 9, anche se però secondo me un giocatore così forte in avanti e nel tiro con il sinistro diciamo dovrebbe giocare attaccante. Chiudiamo col fisico, come ho detto non è forse uno dei suoi migliori valori, però comunque la stamina è buona, solamente la forza fisica è un piccolo contro che però non inserirò, e per il resto comunque è tutto buono. Anche l'aggressività, che dovrebbe essere molto bassa, mi sembra anche qualcosa in più, perché comunque è molto veloce e va, se lo indirizzate bene, va a recuperare bene la palla. Andiamo quindi a riepilogare pro e contro di Dybala TOTS. Tra i pro ho inserito velocità, dribbling, tiro a giro e stamina, mentre tra i contro ho inserito il piede debole. Il voto finale che gli do è un 9,5. Attenzione, prima di scatenare qualsiasi tipo di guerra nei commenti, è stato dato 10 proprio da me in tutte le sue versioni precedenti. Se do 9,5 a questa è semplicemente per un motivo: un giocatore che costa massimo 10.000 crediti, come la sua versione 78, può permettersi di avere il problema al piede debole. Stessa cosa vale per le carte IF, che costano sui 100k. Una carta TOTS 91 di overall con 95 di tiro, con 92 di tiro,
così forte, così costosa, non può permettersi il lusso di non sapere di avere un solo piede, soprattutto nella caratteristica più importante di un attaccante, che è il tiro. E quindi per me il 10 completo questo giocatore non lo ha. Comunque, ringrazio Natale Salerno, utente affezionato del nostro gruppo, che mi ha prestato l'account per portare questo video. Spero che vi sia piaciuto. Qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti.